L'emozione gioca in questi momenti. Beh, però dai, passerella dopo passerella, esibizione dopo esibizione, riuscirei sempre più a controllare lo stato d'animo, ma è bellissimo se non si provasse alcun tipo di emozione, non potrebbe stare sul palcoscenico. Allora, come vi state preparando per la finalissima? Diciamo che io sinceramente non mi sto preparando, nel senso che sono abbastanza pronta sia psicologicamente che da altri punti di vista. Ci aspettano dei giorni impegnativi perché comunque sono previsti dei giorni di prova, tra balletti anche lì ci saranno tante cose, perciò ci stiamo preparando bene insieme a Marta e all'altra ragazza. Marta, tu stai parlando tutti i giorni, no? Per rilassarti un po'? No, ancora. Diciamo che mi sono appena diplomata, quindi sono in un periodo di pausa. Tra un po' riprenderò anch'io a prepararmi e a concentrarti. Per il momento tanti complimenti per questo traguardo raggiunto, che è un traguardo importante. In bocca al lupo a tutti, quindi saluto e ringrazio Marta Olla e Laura Piras, la nostra Miss Universo Sardegna.